Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo episodio qui sul mio canale YouTube. Oggi voglio parlarvi di un argomento interessante che riguarda uno dei prodotti che ho più volte menzionato all'interno del mio canale. Sto parlando di carta hype, nello specifico di come funziona la richiesta di carta hype per le persone che ancora non hanno fatto 18 anni di età. In pratica, carta hype è una di quelle carte che ti consente per l'appunto di poter aprire un conto carta anche se ancora non hai compiuto 18 anni. Questo è un grande vantaggio perché nel 2023 dare la possibilità anche a chi ancora non ha compiuto 18 anni di poter avere per l'appunto un conto carta, e in questo caso carta hype, è davvero un grande vantaggio. Se questa è la prima volta che vedi uno dei miei video qui su YouTube, ti invito a schiacciare like su questo video e a iscriverti al mio canale. Questo ti consentirà di non perderti nessuno dei miei prossimi video, che sono sicuramente incentrati sulla tematica denaro, crescita personale e management. Detto questo, torniamo all'argomento di oggi. Carta hype è uno di quei conti che può essere aperto anche a partire da soli 12 anni d'età. Se andiamo all'interno del sito istituzionale di carta hype, che per chi non lo sapesse è un prodotto di Banca Sella, possiamo trovare tutte quelle che sono le informazioni che servono per aprire questo conto carta anche a chi ancora non ha compiuto 18 anni. Dunque, se a guardare questo video in questo momento sei tu che hai meno di 18 anni, sappi che questa particolare tipologia di carta prepagata può essere adatta anche a te. Ovviamente è necessario il consenso di uno dei due genitori in fase di apertura. Se mi dai soltanto un attimo, ti indico in maniera molto precisa quali sono quelle che sono le informazioni importanti, perché sicuramente non abbiamo costi di apertura, dunque il conto carta è totalmente gratuito. La procedura di registrazione è molto semplice. Se guardi nella descrizione di questo video trovi un link, cliccandoci sopra andrai direttamente sul sito ufficiale di Carta Hype e potrai iniziare l'apertura del conto carta. Sempre nella descrizione di questo video c'è un codice che ti consentirà di ottenere fino a 25 euro di bonus soltanto per aver ascoltato le informazioni gratuite all'interno di questo video e per aver utilizzato il codice che ti indico qua sotto nella descrizione. Come ti stavo spiegando, non ci sono costi per aprire la carta e non ci sono tante differenze tra il conto carta per una persona che ancora non ha compiuto 18 anni con hype e il conto carta per i maggiorenni. Dunque hai sempre un alto limite di plafond, hai sempre l'opportunità di poter prelevare in contanti in qualsiasi sportello o bancomat e hai tutte le funzioni del conto carta, ovvero potrai iniziare a condividere le spese con qualche amico se decidi di andare fuori magari a mangiare una pizza o a mangiare qualsiasi cosa al ristorante oppure in un semplice pub. Con un pulsante all'interno di Carta Hype, all'interno dell'app di Carta Hype, potrai condividere le spese in modo molto molto semplice. La fase di apertura è molto semplice, ti basta cliccare sul link che trovi nella descrizione di questo video, completa la registrazione e ovviamente fatti dare l'ok da uno dei due genitori per completare la fase di apertura. Con carta hype hai anche l'opportunità di salvaguardare quello che è l'ambiente, ovvero potrai anche scegliere di non richiedere la carta fisica. Questo ti darà una grande opportunità che è quella di utilizzare la carta di pagamento soltanto con il telefono. In pratica potrai utilizzare carta hype anche se non hai 18 anni, semplicemente aggiungendola al wallet del tuo smartphone. Se hai un telefono con sistema operativo iOS, semplicemente potrai aggiungerla ad Apple Pay. Se invece hai un telefono con sistema operativo Android, che sono ovviamente la maggioranza di quelli in commercio,
ti basterà aggiungere la carta premendo sul comodo pulsante all'interno dell'applicazione per caricarla in Google Pay. Queste sono le due procedure che ti consentono di evitare la spedizione della carta a casa e di poter avere direttamente la carta in modo immediato all'interno del wallet del tuo telefono. Questa è davvero una cosa molto comoda. Ovviamente, se hai necessità di prelevare, ti conviene farti spedire la carta a casa. Questo è uno dei pochi casi in cui purtroppo si ha ancora la necessità di avere la carta fisica. Ne ho parlato in un mio video sul canale YouTube e voglio fare un piccolo accenno, perché ovviamente oltre a cartai per come registrarsi se ancora non hai il computer di 18 anni, con un conto bancario c'è la possibilità anche di prelevare senza lo smartphone. È un conto totalmente diverso e se ti interessa ti basta lasciarmi un commento qui sotto oppure puoi scrivere una mail a info@cinomuto.com, la trovi anche nella descrizione di questo video e sarà nostra cura spedirti quelle che sono le informazioni per capire di che conto si tratta, perché è un conto gratuito e anche se non hai con te il tuo bancomat potrai prelevare semplicemente andando allo sportello con una procedura molto molto semplice. Detto questo, tutta la procedura di richiesta di carta AIP per chi ancora non ha compiuto 18 anni è molto semplice e immediata. Si completa da smartphone, ti basterà cliccare sul link nella descrizione di questo video, completare la procedura, che è molto semplice perché non dovrai neanche caricare i documenti, dovrai semplicemente registrare un video che testimonia l'apertura della carta. Si fa tutto quanto da smartphone, è molto semplice e servono soltanto 3 minuti. Ci sono anche altre carte prepagate che sono adatte a persone che ancora non hanno compiuto 18 anni, ma di questo con molta probabilità ne parleremo in un prossimo video. Se invece a guardare questo video oggi non sei tu minore che devi aprire la carta, ma magari è uno dei tuoi genitori che ti sta accompagnando, ecco, mano nella mano in questo viaggio di apertura di un prodotto finanziario, voglio dire a te genitore che ci sono tantissime opportunità che nel 2023 oggi possono esserti utili. Una tra queste è sicuramente una carta di credito come quella che vedi alla mia sinistra. Sto parlando di un prodotto molto interessante che non ha costi né di apertura né di mantenimento e se hai un conto tu sai bene che oggi avere una qualsiasi carta di credito comporta dei costi importanti anno dopo anno, perché soltanto per avere una carta di credito nel tuo portafoglio, sia fisico che virtuale, hai un costo. Oltremodo, non ci sono costi in fase di prelievo, ma ci sono soltanto gli interessi se sceglierai di utilizzarla a rate, perché questa è una carta che può essere utilizzata sia a rate che a saldo. Trovi il link nella descrizione di questo video ancora per poco per poterla aprire in maniera gratuita. Dunque, fin tanto che trovi il link nella descrizione la potrai aprire in modo gratuito e se hai bisogno di ulteriori informazioni nel mio canale YouTube c'è un video dedicato proprio a questa carta che ti spiega passo dopo passo come funziona e come si richiede. Ovviamente la richiesta è molto semplice, c'è un modulo dove all'interno dovrai inserire il tuo nome, il tuo cognome, il tuo indirizzo email, il tuo numero di cellulare e l'indirizzo di residenza. Fatto questo, ti basterà completare la richiesta e aspettare l'esito. È una carta interessante. Ci sono tantissimi prodotti. Se ancora non ti sei iscritto al canale, ti consiglio di iscriverti perché quando si tratta di prodotti finanziari cerco sempre di darti le migliori informazioni tempo per tempo, mese per mese, in base a quello che oggi non solo funziona ma anche conviene per la persona fisica e anche per l'azienda, perché ci sono tantissimi prodotti che possono essere utili anche alle aziende. Quindi con questo è quasi tutto, perché prima di salutarti voglio ricordarti anche che ci sono tantissimi canali social che insieme al mio team cerco di portare avanti, come il canale TikTok, all'interno del quale ci sono tutti i video molto brevi che ti danno delle informazioni sulle tematiche attuali. Sempre nella descrizione di questo video trovi il mio canale Telegram totalmente gratuito che ti consentirà di scoprire nell'immediato quali sono le promozioni su prestiti, mutui, carte di credito e via discorrendo. Ovviamente di tanto in tanto, se
su Amazon dovesse comparire un prodotto interessante sempre correlato al tema del denaro, troverai un link che ti consentirà di acquistarlo in maniera diretta, magari anche con uno sconto. Se non dovesse bastare, sempre nella descrizione di questo video trovi il mio canale podcast. Con i podcast oggi si possono imparare tante informazioni senza spendere del denaro, cosa importante, e anche senza dover essere con gli occhi puntati all'interno dello schermo, perché il podcast è un formato audio che si ascolta anche quando si sta facendo altro. Con questo è davvero tutto, io spero che questo video sia stato comunque interessante, sia se sei oggi una persona che ancora non ha compiuto 18 anni e anche se sei un genitore che è interessato a capire quali sono quei prodotti che possono essere di aiuto magari a tuo figlio o a tua figlia, anche per iniziare a creare un fondo di risparmi che possono tornare utili in qualsiasi momento. Ti saluto, ti aspetto in un prossimo video e spero tu abbia schiacciato like e segui al mio canale.